Buongiorno a tutti, abbiamo concluso la pericope precedente con il discorso di Gesù che nella metafora del campo di Dio vede l'entrata dei pagani alla fede. E oggi nel testo che, che leggiamo oggi vediamo, eh, si potrebbe dire, il primo covone eh, di, di pagani venuti alla fede, eh, come quando si va a mietere il primo covone si tiene per, per fare festa, lo si offre al Signore. E, molti samaritani, versetto 39, molti dei samaritani di quella città credettero in lui, per la parola della donna che testimoniava mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando poi i Samaritani giunsero presso di lui, lo pregarono di rimanere da loro e rimase colà due giorni. Allora dice molti, ma non tutti. Però credettero. Ecco, la parola della donna che trasmetteva un fatto sovrannaturale, ecco, una parola chiaroveggente o profetica che si voglia dire di Gesù. Sulla vita della donna è bastato per portare alla fede queste persone, questi pagani. Tutti probabilmente conoscevano la storia della donna, ma uno sconosciuto non poteva saperlo. Un giudeo che veniva da lontano, ecco, quindi credono per un segno sovrannaturale. Facciamo un parallelo. Andiamo al capitolo primo, all'incontro tra Gesù e i primi discepoli. Anche a Natanaele era stato dato un segno sovrannaturale eh, di che, che, che rivelava la chiaroveggenza di Gesù. Quando ti ho visto fa sotto il fico, io ti avevo visto quando eri sotto il fico, eh, ma non si erano mai incontrati. Gesù non l'aveva mai visto prima Natanaele. Però anche di Natale sapeva tutto. Ecco un vero israelita in cui non c'è inganno, come faceva a saperlo? Per arrivare a dire una cosa così di una persona, ci vogliono eh, degli anni e anni per noi, il Signore invece sapeva tutto. E il parallelo sta nel fatto che là credono i primi discepoli. E alcuni arrivano anche a considerare Gesù come il Messia, ecco, indicato da Giovanni e come vedremo nel testo di oggi, anche questi Samaritani, vedremo la formula che usano. E guardate che l'Evangelista qua usa una, una formula molto importante, perché dice, credettero in lui per la parola della donna che testimoniava. Ecco allora eh, il termine parola, logos, ci fa ritornare al, eh, al prologo di Giovanni, in principio era il logos. Eh, eh, molto solenne poi dice che testimoniava con un verbo tecnico del greco la martiria che vuol dire proprio anche eh, la testimonianza cristiana profetica e non tanto perché la donna fosse una profetessa però eh, quella donna eh, portava un messaggio che conteneva una profezia infatti quando Gesù dimostra di sapere tutto della sua vita, della vita della donna, e la donna dice vedo che tu sei profeta. Ecco, quindi non è tanto il soggetto, ma è, è l'oggetto eh, che viene, l'oggetto lo, dell'annuncio dell della donna, l'Evangelista perciò dice, dice la parola della donna che testimoniava e vedremo dopo che c'è una bella differenza eh, con un altro termine. Poi dice: Mi ha detto tutto quello che ho fatto. Ecco, ehm, eh, di per sé non era vero. Eh, era vero che Gesù conosceva tutto quello che aveva fatto, ma no, non gliel'ha detto, gli ha detto solo. Va a chiamare tuo marito, e poi gli ha detto: 'Hai detto bene, non hai marito,' perché ne hai avuti cinque quello che è adesso non è tuo marito.' Quindi non gli aveva detto tutto Gesù, non l'aveva eh, rimproverata e non, gli aveva, non aveva scoperto tutti, come diciamo oggi, i suoi altarini, eh, gli aveva fatto capire, però, sicuramente, che sapeva tutto di lei, perché era profeta, anzi più di un profeta. Allora il al versetto 40 Quando poi i samaritani giunsero presso di lui lo pregarono di rimanere da, lo, da loro e rimase con là due giorni. Ecco qua vediamo eh, che il Signore cambia il programma del suo ministero per restare con questa gente. Quando vede la fede Gesù trova sempre il tempo anche se la sua la sua missione era una missione piena di, eh, diciamo così, di, di, di appuntamenti, di cose da fare. La, il, il predicatore itinerante non ha mai un minuto di riposo perché eh, il lavoro. Eh, il lavoro <ride> Del predicatore eh, dura tutta la giornata, 24 ore. E in questo caso Gesù si ferma presso di loro due giorni per annunciare il regno dei cieli. Ecco, <clears throat> il lavoro del predicatore, come diceva benissimo Don, Don Pino Puglisi, che aveva messo un orologio eh, sulla sua, eh, sul suo, al muro della stanza. Un orologio senza lancette, perché? Perché faceva il suo dovere di sacerdote, eh, santo come era, e così ironicamente diceva sempre che il tempo è sempre, è sempre pronto, era sempre la stessa ora, cioè l'ora di essere un sacerdote in tutti i, i momenti, i minuti della giornata, e così era anche per Gesù. E però Gesù, appunto, eh, vede la fede e, e poi non rifiuta l'accoglienza, che nel mondo semitico non va mai rifiutata, e decide di rimanere colà due giorni in quel luogo. E, e facciamo altro, un altro parallelo sempre al capitolo 1: anche Gesù, là, però, è lui che invita i discepoli e stanno con lui. Un pomeriggio intero, ecco, e non sappiamo né là né qui che cosa Gesù ha detto, però certamente ha parlato, erano venuti per ascoltarlo e Gesù non rifiuta mai eh, queste occasioni quando vede la fede. E non sappiamo né qui né là, né al capitolo 1, nell'incontro con i discepoli, né qui qual era il contenuto del discorso che Gesù ha fatto. In due giorni si fanno anche delle, delle catechesi, si dicono tante cose. E, e allora abbiamo visto che molti dei Samaritani credettero al versetto 39 all'inizio e qui al versetto 41 molti di più credettero per la sua parola. Ecco qui anche qua vediamo la sua parola. E prima ci eravamo fermati per la parola della donna che testimoniava e qua abbiamo lo stesso, la stessa formula, la sua parola di Gesù. Guardiamo la nota perché è importante, scusate se vado un po' nel tecnico, ma anche le parole nel Vangelo hanno molta importanza per capire certe cose. Negli scritti di Giovanni il termine logos, parola, accompagnato da, da articolo determinativo o logos, è quasi sempre riferito alla parola di Dio e fa molta impressione a quella di Gesù e anche alla parola profetica e di annuncio. Potete vedere la, le, coordinate, le coordinate nella nota. E, e quindi quando si dice la parola con la P, minusco, con la P maiuscola nel Vangelo vuol dire che l'Evangelista vuole dare una grande importanza. Però qui eh, dice molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna non è più per quello che hai detto che crediamo noi stessi, infatti abbiamo udito e conosciuto. Che questi veramente è il salvatore del mondo. E qui usa un altro termine: quello che hai detto: l'alia, il discorso, eh, però andiamo a vedere anche qua la nota: eh, la lalia è eh, eh, l'attività la, eh, loquace, eh, il discorso, la loquacità, in questo caso il pettegolezzo della donna. Eh, <ride> Che Dio usa in senso positivo, diventa un annuncio, va a raccontare tutte le sue cose come fanno la donna. Vuol dire anche un discorso che si che, che, si, che consta di, di molte parole, la Lia, ecco. Eh, però l'Evangelista considera l'annuncio della donna come o logos cioè la parola e qui i samaritani che sapevano tutta la sua storia dicono la l'attività la, 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 eh, loquace di tutte le donne e, forse, e probabilmente anche di questa che Gesù aveva incontrato e, e dicono non è più per quello che hai detto che crediamo ma è perché abbiamo udito e conosciuto che questi veramente è il salvatore del mondo ehm, udito e conosciuto ecco l'ascolto della parola e la conoscenza e qui purtroppo non avendo eh, il, il contenuto de, dei discorsi di questi due giorni in cui gesù si era fermato con i samaritani non possiamo capire perché questa gente è rimasta così stupita e neanche nel capitolo 1 nell'incontro con gli apostoli. Però alla fine vediamo il risultato di questi due giorni in cui Gesù ha parlato, eh, ha parlato molto: due giorni sono tanti e ha detto tante cose, tanto che eh, probabilmente gli ha spiegato anche eh, cosa dicevano del Messia le, le scritture antiche eh, perché era un giudeo e i samaritani credevano alla legge di Mosè e eh, quindi non erano lontan lontanissimi comunque usano una forma che è una formula il salvatore del mondo che non è quasi mai usata durante il ministero di Gesù anzi è solo qui è usata dopo quando Gesù risorge però questi samaritani ecco eh, la donna diceva non sarà forse lui questi costui il messia e quindi ha messo una, una diciamo così eh, ha messo la pulce nell'orecchio a questa gente parlando di gesù come messia e, e a questo punto eh, i Samaritani lo riconoscono indubbiamente come il Messia di Israele, che però è il Salvatore del mondo. Ecco, eh, sapevano o lo sapevano prima o attraverso le parole di Gesù, sanno bene che il Messia di Israele eh, sarebbe venuto per tutte le genti, come dicono le, anche le profezie antiche. E farà scendere acque fino al mare, dal fiume fino ai confini della terra, in tanti luoghi è detto che il Messia sarebbe stato Re di tutti, di tutti i popoli, in tanti passi dell'Antico Testamento e ancora di più del nuovo. E questo è stupefacente, ecco perché la formula Salvatore del Mondo è molto rara. e... E ci fa capire eh, che in poco tempo questi, questi pagani, questi samaritani, hanno fatto un grande cammino e giungono alla fede. Poi dopo non sappiamo più niente di cosa è successo dopo la morte e la risurrezione del Signore. La Chiesa, però si è spinta a nord fino ad Antiochia, in Samaria, ecco nella striscia di Gaza, eh, in Etiopia, attraverso l'eunuco della regina Candace, e, e quindi così eh, era davvero il salvatore del mondo. Lo vediamo però negli atti degli Apostoli, quando la Chiesa comprende che deve, eh, che deve andare verso le genti, verso i pagani, verso... I lontani, quelli che prima erano discriminati che invece ora eh, attendono anch'essi la parola del regno e la vita. La parola della donna o logos la dice l'evangelista. Ecco, molto interessante. E ho detto anche scherzando ecco che la, la chiacchiera femminile diventa un annuncio, un annuncio di salvezza questo è il vero miracolo ve lo dico un po scherzando ma qui si vede una eh, che, che, la, che il regno dei cieli è come un lievito ce lo dice Luca al capitolo 13, 21, quando dice eh, A chi rassomiglierò al regno di Dio è simile al lievito che una donna ha preso e nascosto in tre staglia di farina, finché sia tutta fermentata. Ho preso questo testo perché eh, in questo episodio della Samaritana eh, Gesù usa una persona che noi consideriamo eh, inadatta a portare un annuncio. Ecco. Eh, 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 invece, invece Dio non fa così: ecco, è proprio vero che il, il regno dei cieli si espande come il lievito, il lievito non lo si vede. Si vede la pasta che si gonfia, ma il lievito, appena è messo nella pasta, scompare. E quindi eh, ci sono le vie misteriose di Dio che portano l'annuncio della salvezza e, e sicuramente eh, le, le, eh, i pregiudizi e le discriminazioni se le abbiamo noi, ma vediamo che che Gesù e Dio ecco, usano degli agenti umani per mandare avanti il loro progetto e la diffusione della parola che noi non useremo mai. Ecco, ma tutto è avvenuto in modo provvidenziale. Provate a, ri a ripensare a, a questo dialogo di Gesù con la Samaritana e sembra tutto eh, casuale, invece no, non è affatto casuale, tutto avviene eh, per mano della provvidenza di Dio. Inizia Gesù dicendo dammi da bere eh, per entrare in contatto con questa donna eh, e poi tutto, leggete tutto il testo e vedete come le cose si dispiegano eh, da sole fino al risultato finale che è un grande frutto di conversione e di fede di questa popolazione, di questo villaggio. Ecco, siamo noi che eh, il modo di fare di Dio è così. Ecco, io vorrei ricordare un altro, un altro personaggio che fa impressione quando Gesù va al di là del Giordano e, e, e guarisce un indemoniato, caccia il demonio, dopo gli dice vai a casa tua. Lui voleva restare con, con Gesù, ma Gesù gli dice: No, torna a casa tua. E questo qua, invece che andare a casa sua, va a annunciare a tutti, per tutte le città. Ci dice il Vangelo di Marco, a raccontare quello che Gesù gli, era, gli aveva fatto. Chi è che userebbe mai. Una donna eh, con una vita disordinata o, o uno che è stato indemoniato eh, per portare la buona novella ci vuole solo Dio. Noi siamo molto più, eh, eh, noi non abbiamo questa apertura che ha Gesù. Eh, ecco, dove quello che conta non è tanto chi sei o neanche cosa hai fatto, ma l'importante è quello che sei. Dopo che sei venuto alla fede, quando hai creduto, allora puoi diventare anche subito un, un ambasciatore del regno di Dio. Ecco, il modo di fare di Dio è questo e noi siamo molto diversi. E però ecco, tutti gli inceppi, eh, tutti i paletti, gli ostacoli che la parola di Dio eh, trova. Mh, non viene diffusa come Dio vorrebbe, eh, è colpa eh, sicuramente dei nostri pregiudizi e della nostra mentalità molto ristretta, ecco, che non è larga, non è, non è sapiente come quella di Dio, ecco, che sa usare le persone nel punto giusto, al momento giusto, ecco, anche se hanno un passato travagliato. Ecco, San Paolo aveva un, un, un passato travagliato, ecco, più della donna probabilmente perché perseguitava, era un violento, però Dio lo usa. Eh, chi è che farebbe così? Vorrei vedere quanti vescovi eh, eh, istituiscono dei sacerdoti con questa apertura mentale, ecco, oppure eh, quanti preti... Eh, eh, affiderebbero un, un impegno, un piccolo ministero a qualcuno che ha una vita trascorsa, eh, disordinata, ecco, non lo fa nessuno, ma quello che conta per Dio è, è quello che sei diventato e non quello che sei stato. E, e l'altra cosa, beh, l'ho già detta, ecco, questo parallelo tra il dialogo di Gesù con la Samaritana e il dialogo con i primi discepoli. Tutti arrivano alla, alla professione eh, messianica di Gesù, ecco, lo considerano il Messia. E, e vedete che... L'Evangelista Giovanni non fa delle differenze, non è che mette i Samaritani perché erano dei pagani in una dimensione minore dei discepoli, no, è successo a tutti e due di rimanere con Gesù per un certo tempo e sono arrivati ascoltando la parola e guardando e conoscendo a riconoscerlo come Messia. Ecco, e qui si entra nel tema della fede. Ecco, questi, questo episodio, anche il capitolo primo, eh, ci dice come funziona ordinariamente la trasmissione della parola per suscitare la fede nei credenti. Con la parola di Dio, ecco, le catechesi e anche qualche eh, Qualche segno straordinario a volte per chi ha il carisma di farlo. E, e queste persone sono molto dall'Evangelista, sono messe in grande evidenza per la loro fede, ecco, è, è molto differente. Eh, ad esempio eh, quando, quando, Gesù va, eh, quando Gesù si lamenta con le città del lago che avevano visto molti miracoli, qui i samaritani hanno visto un piccolo segno, Natanaele aveva avuto un piccolo segno, eh, eh, e invece le città del lago che avevano visto tantissimi miracoli eh, in gran parte non avevano creduto, c'è questa invettiva di Gesù che fa... Eh, che fa, che fa impressione, dice «Guai a te, Corazin, guai a te, Bezzaida, perché se in Tiro e Sidone fossero stati compiuti i miracoli compiuti da voi, già da tempo si sarebbero convertiti vestendo il sacco e coprendoci di cenere. Perciò nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattati meno duramente di voi, e tu, Cafarnao, sarai innalzata fino al cielo» Fino agli inferi sarai precipitata, ecco queste sono le città sulla, riga del, sulla riva del lago. E allora, come, come possiamo eh, considerare il modo di fare di Dio in questo caso? Eh, prendiamo un altro, un altro passaggio. Eh, quando il Signore, il Signore ci dice in un altro passaggio che a chi è stato dato molto sarà richiesto molto di più. Quindi le città del lago che avevano visto tanti miracoli, Gesù chiedeva molto di più e non è arrivato quello che chiedeva, non c'è stato. Invece questi che hanno... Hanno, non hanno visto praticamente dei, né dei segni, né dei miracoli anche i primi discepoli arrivano alla fede ecco e eh, bisogna tenere sempre eh, a mente il modo di fare di Dio in questo caso, i miracoli non vengono per niente non sono gratuiti i miracoli ci interpellano e anche i segni ecco perché sono fatti sovrannaturali che che testimoniano la presenza qui, oggi, in questa vita, eccetera, del regno di Dio. Leggiamo Luca 12, 48. ecco. Dice Gesù, il servo che Conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che non conoscendo avrà fatto cose meritevoli di percosse ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Ecco qua come si giudica il Signore. Rispetto alle grazie che abbiamo avuto, ecco, chi ha avuto poco e che crede ha un grande merito davanti al Signore. Chi ha avuto molto e si ostina a non credere, eh, sarà, eh, sprofonderà nell'abisso come Cafarnao. Eh, il Signore ha, sembra molto, molto duro, ma le sue paro le parole sono sue inevabilmente. Ecco, quindi concludo ecco, eh, dicendo che la parola di Dio ci interpella, i miracoli e i segni si interpellano e, e la grazia non viene mai per nulla, viene per portarci alla fede, alla conversione e a una vita nuova. E quindi dovremo rendere conto se avremo usato bene la grazia donataci da Dio, perché si dice che la fede è un dono di Dio, ma dovremo anche rendere conto se abbiamo fatto un cattivo uso delle grazie ricevute. E poi concludo con quella parola che dice il Signore, ecco, che è per noi oggi, e che dice beati coloro che pur non avendo visto, hanno creduto, ecco questa rimane la via migliore. Pace bene a tutti e buona giornata.